presentatore belga non la smetteva di ridere dei suoi invitati in studio. Eric Hartman non poteva fare niente per controllarsi. Tijdens mijn programma over medische blunders liep het behoorlijk fout. Het was het einde van mijn carrière. Disperato, voleva rimediare alla situazione e ha dato la parola ad una persona del pubblico, ma avrebbe solo peggiorato le cose. Een vraag uit het publiek aan de... Ja, meneer, je had een opmerking. Ik heb het zelf. Il presentatore non ci stava capendo niente, il suo attacco di risate dimostrava poca professionalità e sicuramente sarebbe stato rimosso dal programma. Het was een complot. Men wou mij gewoon weg. Er waren genoeg indicaties voor. I direttori del canale sapevano che Eric non poteva controllare le sue risate. Marijke was 18 toen een dokter tijdens een routineoperatie haar ruggenmerg onherroepelijk beschadigde bij Boomerang. En vandaag zullen we het hebben over... E così come avevano pianificato, si è guadagnato l'odio dei telespettatori e degli invitati. Ongelooflijk, is eigenlijk het juiste. Excuseer. Waarom? Excuseer. Gli invitati erano nel programma per parlare del risultato delle negligenze mediche, ma non avrebbero mai pensato che gli avrebbero riso in faccia. Un programma dat controversies teweegbracht. Het was een live programma. Het werd met argusogen gevolgd. Ik wist van zodra ik een misstap zou begaan, ja. Ik werd op staande voet ontslagen en Boomerang werd afgevoerd. La situazione penosa ha fatto il giro del mondo, diventando uno dei primi video virali di quel periodo. Ma proprio nessuno si immaginava che era tutta una farsa. Né il presentatore Eric Hartman, né tantomeno i poveri invitati, il pubblico o il programma erano reali. Tutto era parte della tragicommedia In the Gloria, che aveva come protagonista l'attore Tom Van Dyke, che si spacciava per Eric Hartman, protagonista della peggiore intervista del mondo. In the Gloria è una serie fatta di sketch polemici, un film che cerca di satirizzare il modo in cui la televisione sfrutta i problemi della gente comune a suo favore. Ha suscitato così tanto scalpore che i telegiornali e i talk show di tutto il mondo hanno parlato della polemica intervista e dell'inesistente Eric Hartman. In realtà è un genere di ficzione, ma che adopta le caratteristiche di documental per apparire. Questo è fatto per apparire che è reale, quindi a prima vista può ingannare facilmente, che c'è qualcosa, non so, nel fondo che ti devela il fatto che questo è mentira, si perde il chiste. Ancora oggi continuano a cascarci persone. Il povero Eric Hartman e la sua carriera distrutta. In un certo modo è più divertente rispetto ad un documentario che ha come obiettivo generare coscienza nelle persone, diventando uno dei video più polemici di YouTube. L'episodio continua a far ridere molte persone. È innegabile che sia stato uno sketch che è stato preso molto sul serio e che ha generato delle sensazioni nei confronti di Eric e dei suoi invitati. Het was het einde van mijn carrière.